5 seconds to terminate this tape. Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con Sport Club. Un saluto da Jack Bonora in studio come sempre con Luigi Balduini e Max Cocchi. Buonasera, eccoli qua in pole position, tra poco grandi ospiti, prima però come introduzione, ormai è una tradizione, chiacchiere tra di noi perché c'è sempre qualcosa di interessante da raccontare. Comincio subito con Max che è lì pronto con il tablet e con un occhio anche al monitor di servizio, perché direi che dobbiamo partire dagli europei di calcio, no? Sì, perché stasera si chiudono le fasi a gironi, quindi stasera avremo il tabellone completo degli ottavi di finale, quindi sapremo quali saranno, a parte l'Austria che già naturalmente la conosciamo, quale potenzialmente potrebbe essere il percorso dell'Italia nel proseguo di questi europei e in quale parte del tabellone si verrà a trovare, anche perché in questo momento ci sono dei risultati che stanno un po' sparigliando quelle che erano le previsioni, perché soprattutto nel gruppo cosiddetto della morte abbiamo in questo momento Portogallo e Francia che sono sul 2-2, ma cosa ancora molta sorpresa, l'Ungheria che vince 2-1 contro la Germania e quindi con un allenatore italiano che ha lanciato anche in settimana, ha intervistato, ha detto molto sinceramente: io non alleno in Italia perché mi avevano proposto di allenare in Lega Pro, ma per allenare avrei dovuto pagare. Quindi mi hanno chiamato in Ungheria, mi hanno per allenare una piccola squadra, da lì ho fatto bene, mi hanno preso alla Honved, dall'Honved ho vinto lo scudetto, mi hanno preso in nazionale e adesso i risultati mi pare che si stiano vedendo. È diciamo un atto anche di accusa, non dire cioè di accusa, è una presa di conoscenza, non coscienza, di conoscenza di quello che succede in Italia, che non è insomma propriamente edificante per il nostro calcio. Allora dovremmo aprire un discorso ampissimo che non so quanto interessi gli ascoltatori, perché sai, è troppo facile fare i moralizzatori. Ma questo è capitato anche nel mondo della comunicazione. Sì. A parte che voi ben sapete, una volta quando si parlava di Rai, si diceva: prendiamo 3 democristiani, 3 socialisti, sì, 3 comunisti e uno bravo. Era un vecchio detto, al di là che ci sono tanti bravi giornalisti, al di là di tutto, però si diceva che c'era volutamente una lottizzazione politica. Questo era un tema che si conosceva. L'emittenza ha vissuto per tanti anni in quanto TV commerciale anche di spazi che venivano acquistati, di ricerca di sponsor, e debbo dire che c'è un punto che è molto preoccupante. Secondo me sono più avvicinabili l'emittenza all'allenatore di quanto non lo sia il giornalista lottizzato da una corrente politica rispetto a un'altra. Ecco. Bravissimo, io ti ho voluto dare un panorama ampio. Adesso devo dire che si è trovato probabilmente il giusto punto di equilibrio che tutela l'aspetto editoriale e nel contempo la qualità professionale. Poi dipende sempre in quale realtà televisiva vai. Qui devo dire, credo che la storia parli, in primo piano c'è la qualità del prodotto. In alcune realtà può non essere per forza così, in altre può assolutamente esserlo. Ognuno si muove nella maniera che ritiene consona. Il problema è quando, se tu fai della Lega Pro, cominci a dire l'allenatore deve pagare, le partite vengono quotate su tutti i siti e a quel punto ti viene il sospetto che... Sai che gli stipendi arrivano un tanto al chilo. Guardate, dove girano i soldi la disonestà spesso c'è, ma dove non girano c'è l'esigenza di diventare disonesti. Sì. È ovviamente una forzatura, ma ci dobbiamo purtroppo aspettare di tutto. È un problema che non c'è in Virtus, Luigi. Assolutamente, direi. Anche perché la Virtus, difatti aspettavo che uscissimo da questo discorso, se no potremmo allargarlo alla Formula 1, i piloti ricchi hanno sempre istituzionalizzata la cosa. Esatto, ma come grandi programmi Rai e Mediaset, cioè tu il presentatore deve arrivare a volte con un pacchetto di sponsor. Quindi comunque, tornando invece alla pallacanestro, finalmente in realtà torniamo alla pallacanestro, perché
vogliamo parlare di Virtus, sì. Ma come ha parlato questo allenatore, sì, non è che se andiamo a vedere della Serie B di basket stiamo parlando sì, di cose così diverse. Certo, comunque vai pure. Vabbè, è un problema che in Virtus non abbiamo. Esatto. E neanche in Fortitudo. Neanche in Fortitudo. Anche se Repesa mi ha detto che qualche sponsor l'ha portato. Repesa ha detto di sé un pool di sponsor. Sembra che abbia anche un pool di sponsor, però sono sicuro che Cristian Pavani, a cui fra l'altro faccio gli auguri perché questa sera festeggiava i non festeggiati 50 anni, con una mega riunione nei nuovi capannoni, dove ci sono tre campi da pallacanestro, della Fortitudo, una nuova casa. Quindi io penso che Repescia e Scariolo portino tanto... lasciano presagire tanta bella pallacanestro a Bologna, chiaramente con obiettivi diversi, sia Virtus che Fortitudo. La Fortitudo, io penso che l'obiettivo sia il medesimo, quello di entrare nei playoff e giocarsela. La Virtus invece, dopo questo finale di stagione, è vero che Scariolo raccoglie un'eredità non facile, perché seppure prima Djordjevic aveva praticamente bucato tutta la stagione, perché aveva fallito in Coppa Italia, fallito con l'Unix Kazan, con squadre anche meno attrezzate, poi tutto in un momento il gruppo si è unito e ha tirato fuori gli artigli. E questa Virtus ha fatto un finale di stagione che Scariolo si augura di poter fare sicuramente l'anno prossimo. Facciamo una premessa doverosa: è solo un punto in più che un allenatore abbia delle aziende con le quali ha contatto e che magari scelgano sposare la sua figura. Sì. Perché poi il punto cardine è che Repesa rimane Repesa il grande allenatore, che poi magari è un qualcosa in più. Il problema è se un Repesa non trovasse una panchina, allora sì che lì nasce il problema, quello sarebbe il problema, perché arriva un incapace che porta uno sponsor, allora stravolgiamo la meritocrazia. Ha dimostrato, esatto, l'anno scorso a Pesaro, di aver fatto un bellissimo finale di stagione anche lui, quindi io penso che Repesa, che rappresenta la storia della Fortitudo, sia un grande arrivo. Molto bene, dovremmo essere pronti con il primo collegamento Skype. Vediamo se l'immagine appare. Adam Filippi, scout dei Sacramento Kings. Devo dire che poi ha tanto da raccontare, perché nel dubbio è uno di quelli che ha vinto anche l'anello NBA con Los Angeles, che mi fece anche provare, insomma, un'emozione da raccontare. È impegnato in un meraviglioso camp a Lido di Savio, a due passi da casa mia, sono il Lido di fianco, a Lido di classe. Giorni belli, un camp che ha animato il paese e ha raccolto tanti amanti della pallacanestro. Allora, abbiamo anche qualche immagine, ma adesso Adam ci racconterà tutto, pronto per noi in collegamento Skype con il computer di Michele Forino, che è il deus ex machina dell'operazione, perché ci siamo. Allora, ne approfitto anche per ricordare che potete mandare messaggi 345-56-90-682 e poi ancora buonasera, la butto sorridere, Jack, voto al mocassino di Scariolo color sabbia con completo grigio. Ecco, vedete, questo è un punto fondamentale. Devo dire una cosa, allora, secondo me l'influenza americana gli farà bene tornare in Italia Scariolo. Allora, quel completo è sempre stato un posso dire bomber. Posso dire due cose, posso essere sincero. Il primo punto è che qui si vede il valore di Scariolo, perché nel momento in cui tu per ipotesi sbagli un abbinamento, ma di punto in bianco ti puoi permettere di indossare e la gente non dice nulla, credo che tu sia un passo superiore. E poi mi lasci dire un'altra cosa. Per correttezza, io di scarpe non credo che sia giusto parlare. Non sono la persona adatta. L'ultimo che fece questo lo fece un signore all'ONU circa 50 Krushchev, anni fa. Ricordo bene.
perché sì, dai, allora sbattila siamo, anche la, no, no, non ho motivo, è l'ultima puntata, lo, penultima, lo facciamo con sorriso, siamo sinceri. Beh, ok, la giacca e la cravatta, ma io sotto ho le Crocs, ecco, questa è la verità. Per stare più comodo, perché tu ma hai sì. dei problemi ai piedi. Ma no, non è vero, fanno sì, benissimo. No, semplicemente fai pediluvio. È giugno, no, sere. Sto benissimo, è giugno, ma però non ce valgo. Ma sì, no, certo. Fortunatamente no. Vado benissimo, non è questo il motivo, è che è caldo e sto bene così, allora okay. Ridiamoci sopra, perché tanto voglio dire, non ho motivo di sbattere una scarpa. Comunque, ma semplicemente di sorridere. Dopo Adrian Filippi abbiamo un altro colpaccio, un altro pezzo da 90. Hai detto poco, Maurizio Gherardini, che è il manager del Fenerbahce, che ricordiamo è stato il primo manager italiano in NBA con ed i Toronto Raptors. È stato anche nel board dell'Eurolega, per quello a lui vogliamo chiedere tante benissimo. Cose. Però partiamo da Adam Filippi, che dovrebbe essere pronto. Ci sei, Adam? Con un attimo. Vediamo. Attendiamo fiduciosi, ne approfitto allora per leggere il secondo messaggio. È fatta Moraschini, Moretti e i fratelli Vitali alla Virtus. Poi vediamo se è vera, però io ho letto il messaggio. Ecco, ci siamo. Guarda che coppia! Adam e Michele, così vi voglio. Come andiamo, ragazzi? Bene, bene, grazie. Bene. Ciao a tutti. Allora, da Lido di Savio, Adam, cioè siamo invecchiati. Una volta facevamo le vacanze a casa mia a Lido di classe, adesso sei a Lido di classe, a Lido di Savio a insegnare pallacanestro. Sono passati giusto 30 anni. Sono passati 30 anni e ricordo ancora una serata in 14 a dormire in un appartamento di 48 metri quadri e non avevamo abbastanza letti, allora abbiamo rubato qualche lettino in spiaggia. Questo me lo ricordo bene. Vabbè, sono ricordi dei miei tempi con uno che dormì in terrazza. Battute a parte, Michele, parto da te in veste di padrone di casa, perché avete dato in là qualcosa di splendido e non a caso la presenza di Adam impreziosisce la vostra kermesse. Raccontaci tutto. Assolutamente sì, insieme a Zoran Savic abbiamo deciso di rivoluzionare tutto quello che era Invictus Camp, quindi abbiamo trovato questa location che devo dire veramente meravigliosa, che è il Marena di Lido di Savio, nuova gestione, area sportiva che sta diventando pari all'area ristorante, beach e quant'altro. Abbiamo proprio realizzato, abbiamo costruito noi un campo da basket e, tanto per cominciare alla grande, abbiamo pensato di chiamare Adam Filippi a condurre la prima settimana e devo dire che i ragazzi che sono qua sono impazziti, sono entusiasti. Ci facciamo 3 ore di clinic di Adam alla mattina, 3 ore al pomeriggio, e tanto per fare un esempio, noi ora siamo proprio qua al Marena, siamo proprio nell'area bar del Marena per fare questo collegamento. A pochi metri da noi c'è il campo da basket e i ragazzi, i grandi, il gruppo dei grandi, comprese le due figlie di Adam che sono qui con noi, sono lì che giocano a basket. È vero. Questo per dire, è la seconda sera che vanno a giocare a basket. Sì, non adesso c'è modo di farli fermare, sono appassionatissimi da tutto quello che stanno imparando da Adam e devo dire che onestamente non capita tutti i giorni di lavorare in questo modo, di vedere, me ne accorgo io che lo seguo a bordo campo o appunto facendo video e foto, di vedere, io mi permetto di dire, la perfezione dell'insegnamento, perché i dettagli dallo spacing alla posizione dei piedi, delle mani, tutto quello che i ragazzi stanno imparando e mettendo in pratica è qualcosa, credo, veramente di indimenticabile per loro, che rimarrà indimenticabile. Tra l'altro mi hanno già detto i miei tesserati di Invictus Academy che vorrebbero chiamare Adam anche d'inverno quando sarà a Bologna. Ci stanno già informando tramite le sue figlie. Quando farà tappa a Bologna gli proporremo un accordo, una collaborazione così. Peraltro poco, l'avete trasformato, perché vedo Adam che qui passi solo la palla, non tiri più, ma sei proprio invecchiato, eh? Tira. Poco, però obiettivamente non ho più il fisico di una volta, però i protagonisti qua sono i ragazzi, sicuramente non sono io. E vi confesso che, sai bene Jack, che io non sono mai a Bologna in questo periodo, quest'anno ci sono. È stato spostato il draft NBA a più tardi per causa del Covid e tutto, quindi ho accettato l'invito di Michele venire al camp, e all'inizio, sai, pensavo di dover io dare energia ai ragazzi, invece sono i ragazzi che hanno dato energia a me, quindi è stata, insomma, siamo a 4 giorni, ma ancora 2 giorni,
e sti ragazzi non vogliono mai mollare un secondo sotto 40 gradi di caldo, e questi hanno ancora energia adesso alle 10 di sera di andare a fare altri due tiri di notte, quindi grande. Incredibile la loro voglia, veramente. Ti affido a Luigi per la prima domanda, prego. Adam, allora, al di là dell'attività di scouting che oramai ti ha reso notevolmente famoso, ma ti ha reso anche molto famoso la tua tecnica di tiro che hai insegnato anche nell'NBA. Quindi io volevo sapere quanto può migliorare un giocatore con la tua tecnica di tiro, praticamente uno che tira col 10% dopo un mese. Col 10% dopo bisogna, un mese di, cioè, Adam, è meglio che non giochi a pallacanestro. Se uno tira da tre, cioè non è così semplice quando comincia a tirare, ma metti pure il 20%, quanto può migliorare con l'attività e la tecnica di Adam Filippi? Beh, allora, la tecnica non è la mia, non ho inventato io il gesto del tiro, ma sono convinto che i grandi tiratori, se scegliamo 5 grandi tiratori che magari hanno corporature diverse, strutture diverse, hanno forme magari molto differenti, però fanno canestro uguale perché hanno dei punti in comune, e secondo me questi punti in comune, che di base sono l'equilibrio, il posizionamento delle mani sulla palla, l'allineamento e una buona chiusura, questi quattro fondamentali, queste quattro componenti del tiro sono, diciamo, i punti più importanti, e la maggior parte dei grandi tiratori fanno queste cose bene e in modo costante. Sono ancora di una scuola, di una filosofia old school, vecchia, che penso che i giocatori si migliorano d'estate. Da settembre a giugno si migliora il gioco di squadra, gli schemi, la tattica con i loro allenatori, però il miglioramento individuale avviene d'estate. E in Italia siamo sempre stati un po' indietro in questo, è sempre stato visto come un periodo di relax, di riposo, di ricarica e di divertimento. A mio parere, chi vuole diventare un giocatore di pallacanestro, e al camp abbiamo bambini piccoli che sono qua magari per divertirsi e fare gruppo. Quelli più grandi invece sono qui proprio per migliorare, e questa per me è una cosa bellissima, che hanno capito che si possono presentare a settembre con un movimento perfezionato e una tecnica migliorata, e di conseguenza saranno più efficaci e anche le loro squadre avranno qualcosa in più. Quindi perfetto. Questa è la filosofia che i ragazzi hanno adottato e che mi fa veramente veramente piacere. Max, a te. Adam, ti faccio una domanda più generale, visto che tanto segui abitualmente basket NBA e basket europeo. Si dice molto che oggi si privilegi il lato fisico, i giocatori che attaccano il ferro, giocano sopra il ferro, al lato tecnico, anche perché c'è una velocità di gioco talmente, talmente elevata che la tecnica ne viene penalizzata. È così? Cioè, i giocatori oggi sono meno forti tecnicamente di una volta, oppure un'affermazione sbagliata secondo te? Ma secondo me è giusto, però ci sono delle considerazioni da fare. Tutti noi siamo bene o male della stessa generazione e abbiamo avuto il privilegio di vedere il più bel basket mai giocato, quello degli anni 80, degli anni 90, e secondo me la pallacanestro è cambiata. Allora, però non possiamo non tenere in conto del livello di talento naturale che sia di istinto per il gioco che di atletismo e di fisicità che c'è oggigiorno. Cioè, l'atletismo che c'è oggi, 20 anni fa non c'era, 30, facciamo così, 30 anni fa non c'era questo livello di atletismo. Quindi a me piace ancora la tecnica vera, la tecnica sia individuale che di squadra, di gioco di squadra senza palla. Parliamo, sì, chiaro, oggigiorno vedere giocatori nell'NBA che si muovono bene senza palla è molto raro. Questa è la cosa che mi piace dei giocatori europei. Sono convinto che se tu prendi il giocatore medio, quello medio dico, europeo, tecnicamente è un po' più fine del giocatore medio NBA, che magari ha un talento superiore, un atletismo migliore. Però se noi vediamo i grandi giocatori, prendiamo per esempio Jokic è un giocatore senza atletismo, sovrappeso, lento, però ha una tecnica e una conoscenza del gioco e degli istinti che obiettivamente fai fatica a insegnare.
Questo per me è il bello di questa globalizzazione, di questo sport che abbiamo visto da quando io faccio poi questo mestiere, negli ultimi 25 anni, abbiamo visto veramente un miglioramento del lato europeo e adesso ci abbiamo un rispetto, siamo guadagnati un rispetto sia come insegnanti che come giocatori proprio nel mondo NBA. Abbiamo fatto un movimento un paio di giorni fa, un movimento, diciamo, un incrocio slavo, che è quello che faceva Bodiroga, quello che faceva Danilovic, ma la cosa interessante di questo movimento è che adesso lo fa Russell Westbrook, lo fa Chris Paul, lo fanno giocatori americani anche, quindi evidentemente, insomma, ci stiamo evolvendo. Mi piace ancora pensare che il vero giocatore sappia, sia un maestro o abbia padroneggiato tutti i fondamentali, sia con la palla che senza, che all'interno del gioco di squadra. Perfetto. Coinvolgo al volo anche Michele per parlare di Fortitudo, perché insomma da lì ha iniziato come grande voce, ci ha lasciato purtroppo un grande amico e una grande voce che Walter Bussolari, il Playground dei Giardini, giustamente intitolato all'amico Walter, in pieno svolgimento, un evento da vivere in una maniera atipica, perché è stato realizzato miracolosamente nonostante il problema Covid, e posso solo fare complimenti a Simone Motola, a tutti coloro che l'hanno aiutato, agli sponsor che hanno scelto di supportare questa bellissima iniziativa che rende più bella da sempre, dall'82, l'estate bolognese. Però nel ricordare Walter voglio dire che tu hai iniziato come speaker della Fortitudo. E adesso Michele, che succede? Adesso diciamo che ormai da qualche anno, per quanto mi riguarda, insieme appunto a Zoran Savic ci siamo concentrati su Invictus, che è un progetto nuovo, per cui è partito come scuola di specializzazione estiva, poi è diventato anche società che fa settore giovanile, mini basket a tutti gli effetti. Abbiamo anche collaborato in questa stagione per quanto riguarda Invictus con la Fortitudo, diciamo però che l'obiettivo ora è andare avanti in autonomia, perché comunque c'è un'evoluzione, come diceva un po' Adam, ne parlavamo anche in questi giorni. Diciamo che quello che cerchiamo va sempre avanti, per cui per quanto ci riguarda stiamo facendo dei ragionamenti, a giorni faremo i primi annunci, ma la nostra intenzione era di andare avanti come Invictus Academy. Poi sono felicissimo del ritorno di Yasmin Repesa, che secondo me è un grandissimo allenatore, così come lo è Sergio Scariolo per la Virtus, e come lo è stato anche Sale Georgievic, che ha appena vinto il titolo. Spero veramente che si torni un pochino a respirare quell'atmosfera di Basket City che ne parlavamo proprio anche ieri, in questi giorni, che manca veramente tanto, perché c'era proprio una competenza generale elevatissima, un livello tecnico, tattico, ma anche proprio umano, una componente umana che era veramente fantastica. Purtroppo sono passati degli anni, speriamo veramente che Virtus e Fortitudo riescano un passo alla volta a ricreare a rialzare il livello. La Virtus ora ha appena vinto il titolo, la Fortitudo è riuscita a rimanere in Serie A, e ora si aggrappa appunto a Yasmin Repeja, così come la Virtus si aggrappa alla volontà di tornare in Eurolega. Auguriamo il meglio a tutte e due. Noi ci aggrappiamo intanto a Dan Filippi, poi nelle prossime settimane agli altri allenatori, devo dire tutti di calibro internazionale, che verranno. Il primo sarà italianissimo, che sarà Alberto Marculissi la prossima settimana, che era già stato insieme a noi. Poi allenatori appunto Ioannis Siutis, che è il vice del Panathinaikos, Angelos Tsikliras, che è un altro allenatore greco, ora al Panionios, Aleksandar Ivkovic dalla Serbia, responsabile di Invictus Academy a Dubai, e così via, un altro allenatore dalla Spagna, Adrian Lopez Garcia, per cui cerchiamo di dare ai ragazzi un qualcosa di diverso. È la stessa cosa che abbiamo voluto fare portando Adam, che con cui ci conosciamo da una vita, siamo da quando da ragazzini giocavamo insieme, io lo dovevo sempre marcare, mi massacrava ovviamente ogni anno, appuntamento fisso, finivamo sempre per affrontarci. Mi fa sembrare più importante. No, in realtà è così, e devo dire l'emozione di vedere Adam che insegna il gesto di tiro perfetto non solo ai ragazzi del camp, ma anche ai miei figli,
è qualcosa di forte veramente, perché così come leggendo i suoi libri e vedendolo poi mettere in pratica le cose dal vivo, è un'emozione ancora più grande, veramente ci tenevamo tantissimo ad averlo questa settimana. Finalmente c'è stata questa coincidenza della Summer League posticipata che ha permesso di coronare questo nostro sogno, e davvero deve essere un primo passo che, a cui poi seguiranno gli altri allenatori, ma diciamo che la nostra intenzione è questa, di fare molto un qualcosa bene. Di diverso nazionale. Luigi, e a te? Questa è la dimostrazione. Adam, da scout, che giocatore consiglieresti a Repescia per questa fortitudo e che giocatore consiglieresti a Scariolo per la sua Virtus? Guarda, mi cogli un po' impreparato perché non sono tanto aggiornato su entrambi i roster. Quello che posso dire è che, come ha detto Michele, che la grande credibilità che al basket che avremo al basket bolognese sarà proprio la presenza di due allenatori eccezionali. Conoscendoli un po', sicuramente vorranno giocatori che sanno difendere forte e che non cercano scuse, perché vengono a giocare tutti i giorni, avendo due grandi talenti come Teodosic e Belinelli, che comunque sono un po' più in là con l'età. Sicuramente avranno bisogno, la Virtus avrà bisogno di gambe fresche, a qualcuno un po' più pimpante magari come creatore, e sono convinto che faranno una grandissima squadra, per, insomma, almeno per difendere il titolo o almeno per combattere e cercare di entrare in Eurolega. La fortitudo, vi dico la verità, non conosco bene il loro roster. Ti aiuto Adam, la fortitudo, secondo me entrambi possono aver bisogno di un centro abbastanza di qualità, solo che magari con due budget diversi. Quindi tu cosa consiglieresti? Due pivot, uno per la Virtus che voglia spendere, diciamo una sciocchezza, 1 milione la Virtus per il pivot e 250.000 la fortitudo. Sparami due nomi, dai. Veramente non saprei neanche chi è libero sul mercato non europeo vuole, questa non è la verità vuole, non ma saprei vuole però, ma non può dire niente, io ci ho provato, non vuole. Posso dire i giocatori che piacciono a me, dai. Io se voglio un pivot lo voglio con le mani buone, che prima di tutto col gioco che è cambiato molto mi piacerebbe avere giocatori che sappiano passare la palla. Questo è diventato un'arte persa, e avere un lungo che dal gomito o dal post basso ti sappia fare un po' di playmaking è diventato troppo importante quando vuoi giocare sul perimetro con grandi tiratori. Entrambe queste squadre avranno una filosofia del genere. Secondo me un lungo che sappia passare la palla sarà veramente veramente importante per entrambe. Io mi butterei lì, ecco, a livello tecnico. È già un indizio interessante. Max? Una domanda velocissima per entrambi. Michele, visto che sei a rapporti con Zoran, mi puoi confermare che ha firmato Bradovic per 3 anni al Partizan? Questa domanda per te. Domanda per Adam invece, ti aspettavi un Danilo Gallinari in finale di Conference NBA? Perché quando firmò per Atlanta tanti dissero ha firmato per soldi ma va in una franchigia sostanzialmente non di primo livello. E gara 7 l'ha vinta lui, eh? Esatto. Palla rubata in Bills, esatto. Poi contropiede schiacciato. Ti aspettavi, Adam, una stagione del genere da parte di Danilo e un risultato di questo genere? Prima di tutto vorrei dire una cosa, perché mi dà fastidio qualsiasi giocatore che viene criticato perché va a firmare un contratto importante. Ma cosa deve fare? Cioè, l'abbiamo sentito con Belinelli, l'abbiamo sentito con Gallinari, mercenario, dato per i soldi, ma si chiamano professionisti questi due. Si chiamano professionisti e vanno dove c'è il progetto migliore e l'offerta migliore. Danilo non ha fatto una grandissima stagione, gioca dalla panchina, è stato abbastanza sano fino adesso. Mi aspettavo che prima o poi facesse una grande partita, e l'ha fatta, ok? Però Atlanta, bene, sono diversi anni che magari non è a una squadra di vertice, però se guardate il roster che ha in questo momento è una squadra buonissima, completa, una superstella nel ruolo di playmaker con Trae Young, un centro che è uno dei migliori difensori e rimbalzisti e stoppatori dell'NBA in Clint Capella, svizzero, e poi John Collins ha tantissimi, al nostro ex Bogdan Bogdanovic della nazionale serba, che è un giocatore eccezionale che avevamo a Sacramento, che Kevin Herder, hanno una squadra veramente veramente completa. Quindi io
ok, sono sorpreso che il primo anno siano arrivati in finale di conference, questo sì, però se uno analizza il roster hanno tanto tanto talento e sono profondi, quindi non sono meravigliato né di Danilo che abbia fatto una partita importante per portarli dove sono adesso, e vi dico la verità, è una squadra difficile da fermare. Milwaukee ha qualcosa in più, ha più esperienza, è stata eliminata diversi anni, il pronostico dice Milwaukee, però Atlanta è una ottima squadra e si merita di essere dov'è. Perfetto, fermo restando che Milwaukee ha fuori Di Vincenzo, che è il playmaker titolare, ed è un'assenza che si è sentita. Poi con Brooklyn, Praticamente Harden al 10% e Irving fuori, solo Durant. Ma l'assenza potrebbe essere pesante, perché Young, ragazzi, l'ultimo hanno giocato bene, ma nel dubbio 20 li ha sempre rimescolati. Sì. Ed è un giocatore micidiale. Allora, Obradovic, Michele? Allora, dal momento che conoscete benissimo anche voi Zoran, tant'è che poche settimane fa è stato ospite proprio In collegamento nella vostra trasmissione, sapete benissimo che prima di dire una cosa, di scucirgli una cosa, si fa una bella fatica. Mi ricordo, prima di rispondere alla domanda, mi ricordo di quando firmammo Vujanic per la Fortitudo, e venne firmato più o meno a novembre della stagione già iniziata per l'anno successivo, e riuscì a non farla uscire fino ai playoff, se non sbaglio, proprio perché così riuscì a battere la concorrenza, diciamo, dei club più grossi europei, ma anche già dell'NBA che lo stava già osservando, e lui è fatto così. Quindi posso solo dire che se guardate qualsiasi sito dei tifosi del Partizan, che sono migliaia credo, Instagram e quant'altro, stanno già celebrando il ritorno di Obradovic. Diciamo così, non gliel'ho chiesto personalmente, ma mi sembra di vedere che la strada è proprio quella, e tutti dicono che sia praticamente fatta. Io non gli chiedo mai le cose, aspetto sempre che me le dica lui per esperienza, perché so che gli piace così, ma penso che se è andato come è andato al Partizan con un ruolo molto elevato, perché di fatto è il vicepresidente esecutivo operativo, è andato lì per ricostruire il Partizan e riportarlo alla tradizione, e credo che in questo momento nessun allenatore meglio di Obradovic. Parliamo di un super. Adam, scusami, un'ultima battuta per chiudere. Ti chiedo, se tu dovessi dare un consiglio tecnico o addirittura un consiglio all'interessato, diresti a Teodosic rimani alla Virtus anche il prossimo anno, oppure usa un escape per l'Eurolega e giocati un'ultima possibilità, sempre che sia l'ultima, appunto in Eurolega, dove peraltro potrebbe anche arrivare in futuro con la Virtus. Secondo te, quale sarebbe la scelta più consona per un giocatore come lui, classe 87? Beh, non ci sono dubbi, se fossi lui o se fossi il suo consigliere gli direi di rimanere alla Virtus, ha appena vinto, penso che rimanere in Virtus gli possa allungare la carriera. Ricordiamoci che ogni volta che cambiamo squadra, insomma, le aspettative cambiano, ok? Io penso che la Virtus abbia capito i suoi pregi e i suoi difetti, conoscono la sua età, e secondo me è nelle condizioni migliori per giocare altri 2-3 anni ad altissimo livello. Speriamo portare la Virtus in Eurolega, quindi secondo me lui in questo momento è nella posizione ideale, ok? Può prendere due soldi in più da un'altra parte, può darsi, ma così gli cambiano, ok? Secondo me il progetto è la cosa più importante a quell'età lì, è la cosa, e penso che ho visto un certo feeling con lui tra lui e Belinelli, e penso che questo sia veramente chiave per il futuro, e speriamo che rimanga qua, perché dà credibilità, ancora più credibilità a questo progetto Virtus, ma anche al basket italiano, voglio dire. Certo, ragazzi, noi vi salutiamo e vi ringraziamo per la vostra squisita partecipazione. Chi vuole fare un giro in Romagna, si goda la Romagna, che è meravigliosa, giorni bellissimi, vi fermate a Lido di Savio, un salto dal nostro amico Marco Natali al Vistamare, che magari fa due salti, magari Adam preparati, perché le tue figlie ormai sono pronte per andare al Pineta, noi siamo da pensione, finiti gli anni d'oro, quando andavamo lì davanti, ti ricordi? Il mio terrore è andare al Pineta e vederle sui cubi, questa è la verità, questo è il mio terrore nella vita. Tieni pronto, arriverà anche questo momento, ma ci riproveremo a tornare in pista, anche perché pare
che insomma a cavallo del 10 di luglio le discoteche possano riaprire. Ma al di là di questo, noi vi ringraziamo davvero, ci troviamo presto, magari vi verrò a trovare. Fin quando andate avanti, Michele? Fino al 31 luglio. No, vabbè, allora tieniti pronto che ti vengo a trovare tra un po'. Poi, allora, la prima idea nostra era di farti venire qua direttamente, poi non siamo riusciti a incastrare le date, ma noi ti aspettiamo. Quando siamo qua, guarda, tanto lo sai, abito a un chilometro, quindi per me è solo un piacere. Grazie ragazzi, ci sentiamo presto, pronti con il blocco pubblicitario, perché poi torniamo e abbiamo un altro grande collegamento. A tra poco. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Telefono 051 291 6471. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Ristorante Pizzeria Vittoria, in via Righi, nell'affascinante atmosfera del centro storico di Bologna, offre specialità di pesce, pizza con forno a legna e cucina bolognese. Il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di 4 sale affrescate del Settecento. Ristorante Pizzeria Vittoria è a Bologna, in via Righi 9, a 100 metri dal parcheggio di Piazza 8 Agosto. Telefono 051 233 548. Per la cura dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. La dispensa del boscaiolo, la qualità delle primizie del sottobosco che arrivano ogni giorno sulla vostra tavola. Funghi e frutti di bosco sono il core business dell'azienda bolognese La Dispensa del Boscaiolo, che da sempre opera nel rispetto della natura, seguendo rigorose procedure di controllo per garantire costantemente prodotti d'eccellenza ai propri clienti. La Dispensa del Boscaiolo è un marchio Ed Food. Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. Flatline Group, eventi, cerimonie e spettacoli su tutto il territorio emiliano-romagnolo. Agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni. La mission di Flatline Group è quella di creare alternative concrete alla routine quotidiana. Nata nel 2014, si è imposta con il proprio lavoro su basi tecniche e strategiche per creare complicità di gruppo. Flatline Group, professionisti del divertimento.
Di nuovo in studio con Sport Club, ve l'avevamo annunciato, un grandissimo ospite, con noi c'è il GM del Fenerbahce, c'è un simbolo della pallacanestro italiana, Maurizio Gherardini, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Un piacere trovarlo a Sport Club, che ha assunto, grazie a Skype e grazie al grande lavoro di Luigi Balduini, una versione sempre più nazionale, in questo caso mondiale, perché parliamo del primo dirigente italiano nell'NBA e adesso ovviamente riferimento del basket europeo. Comincia proprio tu, Luigi, con la domanda. Guarda, io parto già, Maurizio, con la domanda che, di cui tutti vorrebbero sapere un po' di più. Tu sei stato nel board dell'Eurolega e io e tutti qua a Bologna vorrebbero sapere cosa sta succedendo, perché a me l'ha spiegato anche Ronci, perché le wild card, l'Italia non dispone di wild card e se è giusto o no che questa Virtus non partecipi. Ma sai, non credo sia un problema di discutere se sia giusto o meno. È chiaro ed evidente che se pensiamo a come l'Eurolega nacque 21 anni fa, e a me toccò anche così il piacere e l'onore di essere fra quei pochi che diedero vita all'Eurolega, quindi ho vissuto un po' lo sviluppo, no, di questo progetto così, così unico, no, nello sport ad alto livello in Europa. Direi che con gli anni purtroppo lo spazio, chiamiamolo italiano, si è andato restringendo in funzione di un calo fisiologico, no? Di quelle che sono state la qualità e la capacità di produrre del movimento italiano. Dopo, adesso si tratta di vedere come può essere la strada da questo momento in poi, perché il progetto resta un progetto molto ambizioso. L'idea, credo, in fondo è sempre quello di migliorarne la qualità e la consistenza delle squadre che ne fanno parte, chiamiamolo in maniera importante, a livello di licenza A. È della settimana scorsa, no, che sono state promosse a questo ruolo anche Bayern di Monaco e l'ASVEL di Villeurbanne, che sono due brand molto molto importanti. In questo momento credo che piano piano si stanno così definendo un po' quelli che possono essere anche le componenti, chiamiamole, geografiche finali di questo progetto. È chiaro ed evidente che il progetto avrebbe bisogno di almeno un'altra squadra italiana, e in questo momento non ci sono dubbi chi può essere quest'altra squadra, e per la qualità e per la dimensione e per gli investimenti. Però è un processo che va gestito a tappe. Quest'anno c'era una possibilità di una wild card definita a Berlino, che da tempo sta così, è nell'ottica Eurolega. Virtus ha mancato purtroppo una grandissima occasione che aveva comunque meritato con la stagione che ha disputato, però ci sono ancora dei vincoli, chiamiamoli, nella formazione del campo delle partecipanti relativi a quello che sono le squadre provenienti dall'Eurocup e quello che è il bilanciamento delle altre due leghe, chiamiamole, importanti, no, nella geopolitica europea, come possono essere quella russa o quella balcana. Però guardando avanti direi che uno degli obiettivi primari dell'Eurolega è proprio quello di puntare a dei mercati specifici, e in funzione della potenzialità dei mercati e della potenzialità delle squadre. In questo caso i mercati, chiamiamoli target, sono innanzitutto l'Italia, la Francia, la Germania e magari, sognando quello che potrebbe avvenire un giorno, anche l'Inghilterra, perché l'Inghilterra, ai fini di un progetto di questo tipo, rappresenta comunque la nazione con le maggiori possibilità di coinvolgimento di aziende, sponsor e tutto quello che ne consegue. Ecco, però è chiaro che
negli sviluppi futuri di questo progetto, Italia, Germania, Francia e Inghilterra sono le nazioni target. Ti chiedo una cosa, se dovessi fare una scommessa, punteresti sulla Virtus in Eurolega, non questa stagione ovviamente, ma la prossima sì? Ma sai, io punterei sul fatto che in base a quelle che sono le regole attuali, secondo me la Virtus ha tutto per arrivare a conquistare sul campo quello che gli è sfuggito quest'anno. Ecco, non tanto perché possano... Sai, nel procedimento, diciamo, a passi che sta seguendo l'Eurolega, non credo che cambierà moltissimo anche da qui a 12 mesi, però credo che la Virtus, per la qualità di quello che ha fatto e di quello che sta strutturandosi, c'ha tutto per arrivare in fondo. Bisogna arrivare in finale per qualificarsi per l'Eurolega, quindi essere una delle prime due squadre dell'Eurocup. È chiaro che ci sono altre squadre che sicuramente le renderanno dura la vita, però la Virtus c'ha tutto per arrivare a quella finale, insomma. Perfetto. Io mi ricollego a quanto hai appena detto, cioè mi dicevi che in questi 12 mesi non dovrebbero cambiare molte cose, ma allora mi chiedo, se non cambiano così tante cose, perché all'unanimità avete deciso di allontanare Bertomeu? Sì, sostanzialmente... No, queste sono interpretazioni mediatiche che non hanno una, come si dice... Un fondamento? Non corrispondono a quello che è la realtà dei fatti. Bertomeu non è stato allontanato, Bertomeu resta un riferimento importante di tutto quello che avviene in Eurolega. Quello che è successo nella realtà è stata solamente la possibilità da parte degli 11 club di licenza A di entrare nel board della società che era stata costituita, chiamiamola come società di riferimento di tutte le varie società dell'Eurolega, per essere così board members di questa società e avere la possibilità già esistente comunque di vivere ancora più da vicino tutte le vicende dell'Eurolega. Ma Bertomeu resta il riferimento, resta il punto così di gestionale di riferimento di quello che è l'Eurolega oggi. Ecco, chiaramente sono stati e sono momenti in cui, come in tutte le buone famiglie, ci si confronta, si discute, c'è chi la pensa in un modo, c'è chi la pensa in un altro, ma credo che la voglia di portare avanti questo progetto da parte di tutti, indipendentemente se uno appartiene ai club che si sono riuniti da una parte o a quelli che si sono riuniti dall'altra, resta e Bertomeu è il riferimento di tutto. Da uomo di basket, da dirigente, avresti prolungato il contratto di Georgevic o avresti firmato Scariolo in casa Virtus? Ma io faccio fatica a rispondere perché sono... molto amico di entrambi, hai capito? Quindi non voglio avere conseguenze. No, scherzo sul fatto io sono amico di tutti e due, li apprezzo tutti e due. Penso che abbiano Georgevic ha fatto un risultato enorme in una stagione complicata. Scariolo ha una vita di successi, sta facendo cose bellissime, per cui sono due grandissimi personaggi. A quel punto lì credo che, sai, la società avrà valutato benissimo così la situazione. Non credo sia stata una decisione presa così a cuor leggero, e non credo che sia stata una decisione, sai, di un giorno. Sicuramente, anche essendo così, pensandomi dirigente al posto di, non so, di Baraldi, di Ronci, non dico del proprietario, comunque penso che abbiano sofferto tanto questa decisione, perché ripeto, Georgevic e Scariolo sono due grandissimi personaggi, e ripetere per esempio così quello che ha fatto la Virtus nei playoff del campionato italiano è veramente così, non dico incredibile, ma veramente rimarchevole, perché nessuno avrebbe mai pensato a un risultato così grande, insomma. Quindi Georgevic
ha avuto meriti grandissimi ed era chiaro che alla fine si era creato anche un link, una riunione speciale, no, fra giocatori e allenatori. Adesso è un po' come voltare pagina e pensare così a un nuovo ciclo, a un nuovo progetto, ma ripeto, sono valutazioni che immagino la società abbia considerato profondamente. Certo. Luigi, cosa pensi sia successo proprio in quel finale di stagione all'Olimpia Milano e a Messina? Quale pensi sia stato la buccia di banana su cui è scivolata? Ma difficile, sai, sono valutazioni che sono difficili da dare se uno non vive dentro una società, perché quello che si vede da fuori non sempre rispecchia esattamente le difficoltà di una formazione. Cioè, tu guardi, per esempio, senza guardare molto lontano, io guardo in casa mia, che conosco meglio di altre situazioni. Anche noi in fondo abbiamo fatto un finale di stagione molto simile a quello di Milano, perché ci siamo giocati la serie scudetto contro l'Efes e abbiamo perso 3-0. Però ripeto, la nostra stagione, che era stata una stagione un po' strana, ha conosciuto un momento incredibilmente difficile all'inizio e un momento esaltante, vincendo 15 partite su 16 di Eurolega, arrivandoci a giocare col Barcellona in casa, il vantaggio del fattore campo per andare ai playoff, e in una partita come quella siamo avanti nel punteggio, il nostro giocatore più rappresentativo, Vesely, si prende una distorsione alla caviglia, e nel dopo partita scopriamo di avere 3-4 casi Covid e perdiamo anche lo staff allenatori per il Covid, e in questa situazione qui ci affrontiamo i playoff Eurolega, dove non abbiamo chance contro Mosca, e sostanzialmente un finale di stagione molto complicato. Per cui, sai, ci sta benissimo che può essere stata la stanchezza di una stagione, può darsi che ci siano sentiti, magari ci siano stati, non so, qualche acciacco, qualche calo di forma. In una stagione così lunga è difficile mantenere una consistenza di qualità per 90 partite, però sicuramente nei playoff, almeno visti da lontano, hanno dato la sensazione di essere una squadra abbastanza stanca, certamente non brillante. È innegabile, Max. E per essere una squadra, essere un'organizzazione da Eurolega, che salto bisogna fare proprio a livello organizzativo tra Eurocup ed Eurolega? Perché io, guardando le squadre che venivano su dall'Eurocup, ho visto che un po' tutte hanno impiegato tra i 3 e i 4 anni per trovare per cominciare a lottare quantomeno per entrare nei playoff in Eurolega. Quindi mi pare di capire che ci sia una differenza molto grande tra Eurocup e Eurolega. Proprio a livello organizzativo, sì, è solo questione di soldi, o c'è proprio anche un cambio organizzativo di passo che va fatto per gestire un'Eurolega? Io credo che sia un insieme di cose, sia la necessità di abituarsi ad un calendario estremamente pieno, quindi la necessità di organizzarsi bene per quello che è tutto il vivere logisticamente questa esperienza, quindi il modo di allenarsi, il modo di viaggiare, il modo di recuperare dagli sforzi, tutto questo è un'area, diciamo, sulla quale bisogna lavorare moltissimo. Gli investimenti sono importanti, ma sono relativi, perché per esempio noi quest'anno siamo entrati per la sesta volta consecutiva nei playoff, però le 5 volte precedenti avevamo un budget molto diverso da quello che avevamo quest'anno, quindi è abbastanza relativo il numero per il numero. Credo sia importante, affrontando due competizioni, perché alla fine uno ha una competizione importante come l'Eurocup e un domani l'Eurolega, e nello stesso momento anche la competizione nazionale, perché il campionato in Turchia, come quello italiano, ma quello in Turchia decisamente è estremamente competitivo, e quando ti trovi davanti
cinque stranieri dall'altra parte che tra l'altro non giocano le coppe e aspettano te, che magari la stessa settimana ne hai giocate due di partite. La partita della domenica è estremamente importante. Credo che per uno staff e un allenatore e un gruppo sia importante, sai, pensare che alla fine finisci per gestire quasi due squadre differenti nello stesso momento, quindi il tuo roster di lavoro è sempre 15-16 giocatori, quindi devi lavorare moltissimo su quello che è la preparazione, il recupero, la rotazione, lo studio dei roster migliori da far girare partita per partita per essere sempre comunque nella condizione di recuperare i tuoi migliori al meglio. Quindi in fondo diventa, noi quest'anno non abbiamo fatto le 90 partite che ho letto ha fatto Milano, però ne abbiamo fatte 81, quindi non è che ne abbiamo fatte molte di meno, e credo che tutte le squadre di Eurolega siano su livelli similari. È vero, è però... vero. A proposito, che giocatore serve alla Virtus per salire di livello? Teodosic, Belinelli, premesso che vediamo se Teodosic rimane, e ti chiedo anche se tu potessi dargli un consiglio, se gli diresti ok, vai, gioca ancora in Eurolega oppure rimani. Ma al di là di ciò, che giocatore serve alla Virtus? Ma sai, io credo che... ritorniamo al discorso di prima, i giocatori sono molto importanti in funzione di chi guida la macchina, no? Quindi in questo momento è cambiato un pilota e il pilota avrà naturalmente un proprio stile di guida e delle proprie necessità. Se tu parli così in generale, quindi posso parlare io, se fossi un pilota di una, sì, di una macchina, di una macchina come la Virtus, sai, io credo che, sai, debba pensare di avere qualcosa di più dentro l'area pitturata, come si dice, perché nelle battaglie di Eurocup e soprattutto di Eurolega, sai, bisogna avere vicino a canestro una presenza importante, quindi ho la presenza più importante possibile, ecco, perché a livello di esterni mi sembra che il talento di giocatori come Teodosic, cioè come Bellinelli, anche dico la qualità di Paiola, che ho visto, che non conoscevo bene, che mi ha sorpreso tantissimo, sai, sono segnali di qualità a livello di backcourt, a livello di gioco perimetrale, ma penso sia necessario rinforzarsi un pochino dentro l'area, questo è necessario. A proposito, Paiola è già un giocatore da Eurolega? Curiosità, è un flash? Beh, è una bella domanda. Paiola visto nella serie finale contro Milano, dico di sì. Dico che varrebbe, non dico essere uno starting five di Eurolega, ma essere un cambio di Eurolega che può entrare per scombinare le carte, sicuramente. Perfettamente d'accordo. Siamo veramente, sì, agli sgoccioli, vai! Molto velocemente, il fattore, le wild card, la valutazione di assegnazione delle wild card è dovuto alla qualità e al livello delle strutture di una lega piuttosto che di un'altra? No, non necessariamente, ci sono valutazioni diverse anche in funzione di quello che è diciamo anche la... quello che spiegavo prima, una collocazione geografica e una storia di un club nella storia di questo però, progetto. Però Maurizio, no? Mi consenti, scusami, ti faccio una domanda entro nello specifico. Allora, si chiama Virtus Bologna, che ha vinto 16 scudetti e le Coppe dei Campioni. Bene, si chiama Zanetti, si chiama Segafredo, c'è una Segafredo Arena da 9.000 persone, ha vinto lo scudetto, ha un organico di prima fascia. La domanda mia, ma da italiano medio, o forse da bolognese medio, ma più ancora da virtusino medio, è giusto che la Virtus sia fuori da un'Eurolega? Io l'ho detto in premessa, non stiamo qui a dire se è giusto o non è giusto, perché io sono... romagnolo, emiliano come voi e farei gli stessi ragionamenti. Dico solo che ci sono delle
chiamiamole regole, ci sono delle situazioni, sai, se ti metti adesso, se ti spersonalizzi un attimo, allora uno si mette dalla parte di Alba Berlino, che quest'anno è l'unica wild card della competizione, e dice: c'ho la Mercedes-Benz Arena da 16.000 passaposti, sono campione di Germania, c'ho un budget più grande di quello della Virtus Bologna, eccetera eccetera, cioè, non vero, finiamo più. Vero. Però sono anche una squadra che sono 15 anni che sono in Eurolega in una maniera o nell'altra, e il mercato tedesco in questo momento è un mercato estremamente importante per lo sviluppo del progetto Eurolega. Ripeto, sarebbe stato bellissimo se Bologna fosse arrivata in finale. Così come ti dico, è molto importante il mercato Italia per il futuro, e l'Italia dovrà avere una seconda piazza nel processo di questo progetto. Insomma. Perfetto. Max, prego. Maurizio, a me viene un dubbio, ossia state giustamente parlando di allargare il mercato dell'Eurolega. Questo comporterà anche probabilmente un aumento del numero delle squadre con un aumento del numero delle partite, credo. In questo momento non è un oggetto di discussione. Cioè il numero rimane quello attuale? In questo momento non abbiamo parlato di nessun allargamento e di nessuna valutazione oltre a quello che è la formula attuale, diciamo il numero attuale di squadre che abbiamo. Perché a questo punto ci potrebbe essere un problema di sovrapposizione con i campionati nazionali? Perché giocare come Milano 90 partite in un anno diventa tanto. Quello esiste sempre. E se guardi anche, chiamiamola la logica dei numeri, in base a quello che è la consistenza delle leghe domestiche in giro per l'Europa, è facile capire che in un domani, se non stai a 18, il massimo potresti arrivare a 20, ma non potrai mai arrivare a 22, 24, 26, perché non è possibile. Sì, esattamente. Quindi, però in questo momento sono discorsi che non sono stati affrontati. In questo momento stiamo parlando di 18 squadre, di un progetto a 18 squadre. Perfetto, siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata. Io ringrazio di cuore Maurizio Gherardini, sperando di ritrovarlo magari ancora in collegamento in futuro, di ritrovare la sua Forlì, una città che amo follemente, che pulsa pallacanestro in Serie A, tornare a quelle belle sfide tipo Billy Recoaro, anni d'oro. Mi ricordo la Jolly Colombani, Rod Griffin, perché da lì è partito e ha fatto una strepitosa carriera, portando non solo l'Italia ma la Romagna proprio come in vetta al mondo, perché insomma arrivare in NBA non è cosa da poco. Grazie moltissimo Maurizio, è stato un vero piacere. Grazie a voi. Grazie di cuore. Subito l'ultimo blocco pubblicitario e poi torniamo con le ultime chiacchiere di Sport Club. Flatline Group, eventi, cerimonie e spettacoli su tutto il territorio emiliano-romagnolo, agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni. La mission di Flatline Group è quella di creare alternative concrete alla routine quotidiana. Nata nel 2014, si è imposta con il proprio lavoro su basi tecniche e strategiche per creare complicità di gruppo. Flatline Group, professionisti del divertimento.
Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. La dispensa del boscaiolo, la qualità delle primizie del sottobosco che arrivano ogni giorno sulla vostra tavola. Funghi e frutti di bosco sono il core business dell'azienda bolognese La Dispensa del Boscaiolo, che da sempre opera nel rispetto della natura, seguendo rigorose procedure di controllo per garantire costantemente prodotti d'eccellenza ai propri clienti. La Dispensa del Boscaiolo è un marchio Ed Food. Per la cura dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. Ristorante Pizzeria Vittoria, in via Righi, nell'affascinante atmosfera del centro storico di Bologna, offre specialità di pesce, pizza con forno a legna e cucina bolognese. Il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di 4 sale affrescate del Settecento. Ristorante Pizzeria Vittoria è a Bologna, in via Righi 9, a 100 metri dal parcheggio di Piazza 8 Agosto. Telefono 051 233 548. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Telefono 051 291 6471. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Di nuovo in studio con Sport Club, andiamo al calcio perché abbiamo il tabellone per quanto concerne gli europei, Max. Sì, abbiamo il tabellone finalmente, diciamo che per l'Italia peggio di così non poteva andare perché è finita nel quarto di tabellone, probabilmente sicuramente più forte perché dall'alto verso il basso le qualificate con le partite conseguenti sono Belgio e Portogallo, che è già una partita cosiddetta della morte. Poi Italia-Austria, quindi le due vincenti si incontreranno nel quarto di finale di questo incontro. Sotto abbiamo invece un altro quarto che sostanzialmente è un'autostrada per la Francia, perché abbiamo Francia-Svizzera e Croazia contro Spagna. E dall'altra parte del tabellone abbiamo Svezia-Ucraina e un gustosissimo Inghilterra-Germania, subito dagli ottavi. Bello. E poi sotto a chiudere il tabellone Olanda-Repubblica Ceca e Galles contro Danimarca. Quindi si potrebbe pensare, onestamente, Belgio-Portogallo una partita da 1x2. Dall'altra parte un'Italia nettamente favorita con l'Austria, che però potenzialmente beccherà una tra Belgio e Portogallo. E in un'eventuale semifinale, qualora passasse il Belgio, molto probabilmente avrebbe la Francia. Ok, ok. Allora, andiamo con un po' di messaggi. Ciao Jack, complimenti a tutti, vi seguo da sempre e vi stimo per quello che fate. Noi ti ringraziamo di cuore. Volevo sapere se avete qualche notizia dell'interessamento della Fortitudo per Gabriele Procida, 19enne, gran prospetto di Cantù, con Jasmine avrebbe un gran futuro prima di andare a provare tra qualche anno la carta NBA. Anche se è certo che lo cercano anche Milano e Virtus, penso sia meglio per lui una squadra meno ambiziosa come la F e con un allenatore come Repesa che investe sempre sui giovani. Cosa ne pensate? Grazie di tutto.
siete grandi. E come detto, siamo noi che ringraziamo te. Ti dico subito che Procida classe 2002, ho avuto informazioni proprio domenica sera che la Fortitudo è molto attenta e potrebbe realisticamente andare in quella realtà. Sarebbe secondo me ideale. Il giocatore ha notevoli qualità, è il miglior prospetto. È chiaro che se ti chiamano Milano e Virtus, dopo entriamo anche nell'ottica dei soldi, perché... No, probabilmente andrebbe parcheggiato. Sì, sì. Andrebbe in parcheggio in Fortitudo. Perché è ovvio che se tu interessi quelle realtà... Adesso però aspetta. Non è detto. Io che lo prenda una Virtus e lo parcheggio in Fortitudo... Ho dei dubbi. Se lo prenda, secondo me è più facile che lo parcheggia l'Ipercop. Sì. Cioè, con tutto l'affetto, non credo che la Virtus lo parcheggerebbe in Fortitudo. La Virtus no. Se lo Milano? Milano sì. Ah, ecco. Venezia. Ah, ecco. Sì. Però, ribadisco, mi dicono che potrebbe essere vicino alla Fortitudo. Devo dirti che la notizia secondo me è reale e secondo me sarebbe una grande cosa per la Fortitudo e per il giocatore. Poi, a 19 anni, ho visto Belinelli essere determinante in finale nel 2005. Procida non giocava per una finale scudetto, giocava per una salvezza con Cantù, che nel dubbio non è neanche arrivata. Messaggio ancora, questa volta coinvolgo ovviamente Luigi, messaggio ben preciso di Teo quando parla di giocatori a cui viene richiesto il cuore e poi si manda via Markovic. Si manda via Markovic, che poi un po' si mette via da solo, perché non è che lascia sempre delle dichiarazioni impeccabili. Infatti non è stato sicuramente, anzi, forse nel momento in cui ci fu la rottura con Djordjevic, Markovic fu colui che fece un po' il bodyguard di Djordjevic e cominciò anche a insultare fra le righe, non tanto fra le righe, a insultare la società. Quindi, per quanto sia stato un grandissimo giocatore, non a caso non è stato invitato neanche a Palazzo da Curzio, no? Per la premiazione. Sì, ha fatto un tweet molto divertente in merito, esatto, tra l'altro. Che ha detto: io non esisto, quindi... Almeno tanto a me trofei non piacciono. Esatto. Beh, però li vince, Sì. E devo dire, sono un ruolo importante. Ha detto... È stato veramente... Ha fatto un gran finale di stagione. Io penso che la sua stagione avrebbe meritato di più, ma due volte il Covid, certo, fai fatica, però sì, si è autoeliminato, come dici tu. Un'ultima battuta su un messaggio letto prima, dicono: è fatta Moraschini, Moretti, fratelli Vitale della Virtus. Beh, allora, dimmi cosa sia incredibile, perché tu sei amico di famiglia dei fratelli Vitale. Sì, sì, no. Diciamo che più... Già che prendi fiato, interessante, più, dimmi. No, diciamo che... Michele sicuramente contattato? No, diciamo che a Bamberg magari sta valutando, gli piacerebbe tornare in Italia. Gli hanno detto qualcosa? No, al momento non ancora. Sicuro? Ma fanno smorfie, e invece tutto, si sta nascondendo questa cosa, tutto così. E suo fratello? Suo fratello al momento mi pare sta guardando intorno. No, suo fratello no. Quindi si guarda attorno, ma non guarderà probabilmente in Virtus, mentre la Virtus potrebbe guardare Michele Vitale, e Vitale potrebbe guardare la Virtus. Sì, ma si parla di fasi adesso siamo in trattativa, cioè non c'è una trattativa aperta. Non c'è nessuna trattativa aperta. Però ti ho visto più convinto su Michele che non su Luca. Sì. Bene, e allora siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Sport Club. No, che ho fatto un gran finale e ti ho fregato, perché basta. Così tu hai dato la notizia. No. Se arriva hai fatto un figurone, sì. Se no, via, lasse fella, se fa. Ce ne sono troppi da quelli che ha nominato, perché Scaroli ha già detto: vorrei confermare 6 italiani, uno non lo confermerà, ci sarà posto per uno. E potrebbe essere Michele Vitali. E potrebbe essere in questo poker, vedi più Michele? Sì. Basta, allora vedi che il finale era perfetto. Ci ritroviamo mercoledì prossimo, sarà l'ultima puntata di Sport Club. Vi aspettiamo. You have 5 seconds to terminate this tape.